Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza e disse loro: «Perché dormite? Alzatevi e pregare per non entrare in tentazione». Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocefissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere. I capi, invece, lo deridevano dicendo: «Ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio l'eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per pogliergli l'aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso». Sopra di lui c'era una scritta: «Costui è il re dei giudei». Uno dei malfattori, appesi alla croce, lo insultava: «Non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi». L'altro invece lo implorava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso». Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del Tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. La lettura della Passione giunge sempre nuova e impressionante ai nostri orecchi. E quello che possiamo fare oggi, come ogni volta che abbiamo questa fortuna di leggerla o di ascoltarla nella liturgia, non possiamo fare altro che lasciare che queste parole scendano nei nostri cuori, ci facciano capire tutta la grandezza di quello che Gesù ha fatto per noi. Sono tanti i particolari anche propri del Vangelo di Luca che abbiamo ora ascoltato. Mi fermo soltanto su un particolare, un dettaglio che è proprio di Luca e che ci può ispirare qualche pensiero per questi giorni della Settimana Santa. Abbiamo ascoltato che Gesù è andato con i discepoli nell'orto degli olivi, il Getsemani, allontanatosi da tutti, ha pregato e ci dà l'impressione che non avesse quasi il coraggio di affrontare la passione, perché rivolge a Dio Padre quella preghiera: allontana da me questo calice, ma si faccia non la mia ma la tua volontà. Poi va verso i discepoli, cerca in qualche modo compagnia in loro, ma c'è un momento, quello che vi dicevo, unico in Luca. Un angelo si presenta a Gesù per consolarlo. E appena l'angelo scompare, Gesù soffre ancora di più, al punto di conoscere quel fenomeno del sudore di sangue, in modo che delle gocce di sangue cadono dal suo volto a terra. Viene da chiedersi quale tipo di consolazione ha portato l'angelo
se la conseguenza è una sofferenza anche maggiore. Ecco, credo che non sia difficile capirlo.